Secondo me adesso troviamo di nuovo il sindaco. Flint è il sindaco. Ovviamente. La rotta nel formaggio. Ammiro quel che fai, ma si può togliere il gorgonzola? Il gorgonzola, signore? Il formaggio, Flint, il formaggio. Ok. Eccolo, il tornado di spaghetti. Allora. Flint, la gente scappa. Se ti occupi del formaggio, prometto di ridarti il telecomando. Allora eri tu. Ho dovuto sfruttare questa miniera d'oro. Qualcuno doveva pur portare a casa il pane. Così? Ok. Cos'è sto suono? Flint! Ok, bye bye. Comunque è una cagata. Pensavo molto peggio il tornado di spaghetti, dai. Pistola fondente! Fonduta di gorgonzola! Allora, io devo ringraziare il padre... Quelli sì che sono hot dog giganti! ...di un mio ex amico... che mi ha fatto scoprire che il gorgonzola sulla pizza al salame piccante è una cosa incredibile. Prima di allora non l'avevo mai provato una roba del genere. Aia, ci mancavano le polpette. Aia, basta. E dopo averla assaggiata ho scoperto che insieme stavano da Dio. Ma per... non so, forse perché era il formaggio, il gorgonzola sardo, ma unito al piccante aumentava il sapore in una maniera incredibile. Veramente molto buono. E ora ho voglia di pizza. Ecco il gorgonzola. Ecco il gorgonzola. Comunque mi sa che di qua si prosegue. Questo vuol dire che prima... ah, eccolo lì. Prima automatica. Allora ci occupiamo di quella zona lì nascosta. Forchetta elevazione. Prima che per solo sta cavolata perdiamo degli obiettivi per il nulla. Io devo ancora capire se alla fine avevo ragione o meno. Nel senso, se le zone precedenti, tipo quella col gelato, il primo mondo, avevano bisogno del potenziamento della... ma è olio questo? Sì, mi sa di sì. Avevano bisogno del potenziamento della pistola per prendere alcune palle di gelato, oppure semplicemente sono stato io che non sono riuscito a prenderle. Ecco lì un altro tornado. Ecco qua. Sì. Oh, calmo. Comunque, secondo me... Flint. Secondo me, comunque... mi sa che ho sbagliato io, nel senso, anche qui in questo punto non potevamo raggiungere, però siamo riusciti a raggiungere lo gnocco fritto, perché abbiamo saltato e poi colpito. Mi sa che era la stessa cosa per gli altri oggetti. Ehi, mi ha bruciato i peli del naso. No, come chiamare il barbiere? Come raggiungo quella zona? Come ci arrivo? Aspetta, aspetta. Aspetta, vediamo. Ponte se... Ponte burroso attivato! No, 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 no. Non ti sciogliere, non ti sciogliere. Yeah! Ok. No, non ci arrivo! Come ci arrivo da quella parte? Ho appena finito di dire che volevo provare... oh, cacchio. Comunque abbiamo appena scoperto che è burro. Liquidazione. Perché penso di averlo messo nel punto sbagliato? Perché infatti è così. Però almeno abbiamo raggiunto lo gnocco fritto. Sì. Tanto che importa. Siamo morti. Però bene. Bravo Flint. Devo capire come arrivare da quella parte. Conficcare. Perfetto. Meno male che la nostra morte ci ha portato esattamente dove volevo. Inforcazione. Il punto è che non ho idea di come raggiungere quella... Dicevo, attivato. Non ho idea di come si raggiunge quella zona.
cacchio ci arrivo? A meno che, aspetta, forse... No, neanche da questa parte. Come cacchio si raggiunge? Neanche saltando di qua, boh, non lo so. Non ne ho idea. Forchetta elevazione! Non riesco veramente a capire. Wow, tornado di spaghetti! Non riesco a capire se sono io che sbaglio oppure c'è qualche cosa che ci manca. Ehi, mi ha bruciato i peli del naso! Dovresti chiamare il barbiere. Non riesco a capire se è colpa mia. Ponte burroso attivato! Non lo so. Ecco fatto. Ponte burroso attivato! Perfetto. Allora, di là ci arriviamo. Prenderemo un attimo del danno, ma ehi. Vabbè, in realtà... A meno che... Aspetta un secondo. Aspetta un attimo. La butto lì, E se avessi bisogno di tre cosi di burro? Quello... Questi due nascosti... Questi due nascosti più quello che c'è qua. O forse me ne bastano anche due. Forse me ne bastano anche due per salire. Proviamo di nuovo a morire. Proviamoci un secondo. Vediamolo subito. Ecco fatto. Oh, la soddisfazione perlomeno di non aver lasciato per niente indietro le cose. Ok, e questo però mi fa pensare ancora di più che in realtà il problema sia io che ho sbagliato semplicemente a mettere gli oggetti. Allora, prendiamo uno di burro e lo mettiamo qua. Prendiamo anche la seconda. In realtà non ne ho bisogno, però vabbè, mettiamola qui. Blub. Allora, una volta sciolte entrambe le cose di burro, ne riappaiono altre. Quindi ho fatto tutto sto casino per nulla. Ho fatto tutto sto casino per il niente. È grosso, è forte e vuole uccidermi. Sparirà in un attimo, signore. Il gorgonzola. Boh, vabbè, guarda. Non so che cosa dire a al sindaco. Ha sicuramente qualche problema e non solo col gorgonzola. In ogni caso... Siamo chiusi dentro! Sì, arrivo subito, aspetta. Allora, con calma. Come raggiungiamo questo pezzo di gorgonzola? Oh, segui la puzza! Non ci sono arrivato. Allora, con calma. Ho bisogno di un'altra fetta di salame. E siamo a 28 su 30. Una è là sopra... E una... Eccola qua. Devo solo... Allora, avendo potenziato già la pistola e vedendo che neanche da questa distanza riusciamo subito a colpire gli oggetti, grazie al cielo, non sono sicuro che la soluzione fosse il fatto che devo potenziare l'arma. Ecco fatto. Che è successo? Dov'è? Infilzare. Ecco qua. Aspetta, ce la faccio? No. Allora, calmi tutti. Eccoci qua. Conficcare. Andiamo a prendere l'ultimo gnocco fritto. Aspetta. Siamo dietro il formaggio. Siamo dietro il formaggio. Sei da solo. Tua moglie ti ha lasciato. Non è vero, poverino. Allora, però niente, non riesco. Ti giuro che sarò stupido io, non lo so. Rilocalizzazione iniziata. Ma non riesco veramente a capire.
Ok, oggi abbiamo constatato che oggetti diversi possono essere messi uno sopra l'altro. Smetti di fare Pegasus, ti prego. Abbiamo constatato forse anche l'ovvio. Però, allora, abbastanza caldo? Flint, te amico mio, grazie. Io il sindaco. Voglio il telecomando, signore. Ma certo, Flint, te lo mando via posta stasera. Ah, certo, perché non puoi mandare il segretario a darcelo. No, 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 ce lo manda per posta. Questi politici. Tu che ne pensi, Johnny? Il sindaco non mantenne la parola e dovetti riprendere il telecomando del replica cibo. Poi, crack, andò in mille pezzi. Ma quella è una parabola. Ero nel panico. Non c'era più modo di comandare la macchina. E il replica cibo era ormai impazzito. Questo pezzo così in pixel, non capisco il perché, però va bene. Il guacamole. Ho voglia di burrito stasera. Cosa possiamo potenziare? Io ti direi questa qua per adesso. E un altro pezzo è stato aggiunto. Non lo so ancora che cosa potrebbe essere l'oggetto, lo vedremo più avanti. Però sì, forse aveva ragione qualcuno per dirmi che è una bomboletta di formaggio.